DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Hai capito? Questo è quello che sei. This is what you are. Radio DJ, le 11.32, Mario Biondi, la canzone la stiamo suonando da qualche mese. All'inizio suonava un po' strana, no? Perché c'è questo arrangiamento un po' fusion, quasi un po' jazzato. Insomma, su una radio come questa suonava appunto come una piccola eccezione, e poi l'eccezione è diventata una regola, tant'è che la canzone è probabilmente più suonata sulle radio da qualche mese a questa parte, che è la conferma che quando una cosa è un po' diversa, se funziona, funziona sul serio. Buongiorno Mario Biondi. Buongiorno a te, buongiorno. Grazie per la fiducia. No, a te per, complimenti a te per la canzone, che è molto bella, ma anche tutto il disco è molto elegante. Ecco, il primo termine che viene da abbinare è questo, no? Raffinato, elegante. Anche tu sei uno molto stiloso, sempre di nero vestito, con questo occhiale che fa un po' architetto. Raccontiamo un po' la storia di Mario Biondi, tanto per cominciare. Mario Biondi fa musica dal vivo da tanto anni. Tempo. Sì, ormai sono circa 20 anni, almeno ufficialmente, poi... Forse già da prima. Io leggendo le tue bio mi aspettavo di trovare, che ne so, nonni, parenti, cugini di origine americana, perché insomma, no. La pronuncia, il modo di cantare sembra di uno madrelingua proprio, cacchio. No? Invece assolutamente di dove sono? Di Gambara, di Catania sei! Di Gambara, esatto. A che età hai sviluppato questa passione? E anche la voce, che età si è sviluppata? Bambino, da bambino, perché mio padre era un cantante, quindi anche tuo nonno? Anche mia nonna, sì. Tuo nonno? Mia nonna cantava Leier e... Mio padre cantava, era un cantautore, poi scrisse delle canzoni appunto in siciliano. Ok, quindi la musica era di casa. A 12 anni mi ha messo già su un palco, mi ha detto vai canta. Avevo una paura. Tu sai suonare qualche strumento anche? Suonare una decorosamente. Parola forte, sì. Ti accompagni? Sì, un po' di accordi, ecco. Sì, un paio, 4-5. E quindi hai cominciato cercando di fare cose di che genere? Ma io ho sempre adorato il soul. Soul era una delle cose che ho sempre ascoltato all'inizio, appunto Bill Withers, come si diceva prima. Peraltro la parola soul in Italia è un po' sparita, no? Perché la musica black, hip hop, R&B, ha preso il posto di questa definizione, certo. che invece è tipica degli anni 70, se vogliamo, perché negli anni 60 c'era forse il rhythm and blues, quello proprio di Marvin Gaye della Motown, insomma. Poi gli anni 70 sono il soul, la Philadelphia, queste etichette molto, molto eleganti sempre, vedi, no? Cantanti che cantano con lo smoking. Assolutamente, io fra parentesi sono un appassionato di Temptations, non so, quel genere degli anni anche 60, che mi dava moltissimo come sound, continuo ad ascoltare. E poi ci sono queste notti di Lampedusa che i nostri ascoltatori, come dire, descrivono, no? Con SMS, mail. Che bello. E cosa facevi a Lampedusa? Cantavo. Cantavi, cosa che ma so fare. Nei locali, tipo in un locale, nei locali dove? Sì, in un locale, comunque locale. Sulla via principale. E come rimesso? Cioè, col gruppo da solo? Abbiamo fatto diverse formazioni, abbiamo fatto il trio, il quartetto, il sestetto, ecco, insomma, diverse formazioni. Con Mario Bros, che era appunto la mia band. Ah sì, Super Mario Bros. Mario Bros. Okay. Ecco, quindi tu ami la musica soul e cantavi soul o comunque in poi cantavi accompagnato? No, in compagnia, sì. Questa che roba. No, cioè intendo dire, hai modificato il repertorio per venire incontro alle esigenze del pubblico italiano? Sì, assolutamente. Sì. No, ma cioè, voglio dire, non, il fatto di cantare e di amare la musica soul non mi ha mai messo contro la musica italiana, assolutamente, mi piace molto, l'ho sempre cantata, la continuo a cantare. E con questa voce cosa potevi cantare? Vorrei la pelle nera. un tacco, quelle robe lì, no? Cose più morbide magari. Sì, però non riesco a immaginarmi quale potrebbe essere una, il tuo repertorio. Mario, una. Una proprio sono, che... sono veramente tante, cioè Baglioni è uno di quelli che Baglioni? Ho cantato, mi è piaciuto. Quella tua maglietta fina? Sentiamo. E riuscivi? Aspetta, fammi sentire questo piccolo grande amore. No, ma tipo, no, scusami, questo piccolo. Vabbè, no, vai prima con questo compleanno. Mille giorni di te di me, che è quella. Lì come fai? Ti presento quella parte lì. Così, al brucio. Al brucio, siamo lì. Ma partiamo con la maglietta fina, che secondo me è più nelle corde. Vai. Oh, grazie, mi hai salvato. Perché quella è la più difficile. Io credo. No, lo faccio comunque dal vivo. Allora, iniziamo con la maglietta fina. Oh, vai. Chiudi gli occhi e pensa a bello. Vediamo lì. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. Ah, ci siamo. Cioè, il papà di Baglioni. Però, perché queste sono le note basse. Invece, ci avviciniamo alle note. Alle note un po'. Baglioni va in vacanza a Pantelleria. No, alla Pedusa. O a Lampedusa anche lui, vedi? Anche lui. Arriviamo alle note un po' più alte, quella lì. Chi ci sarà dopo di te? Ti presento un vecchio amico mio.
il ricordo di te per sempre. Basta, mi fa. Ah, va bene, sono le 11:30 di mattina. Già così, il cantante mi si è appena svegliato. Mi basta già così. Complimenti, complimenti. Grazie. Davvero. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.